Buonasera, TG Web 0766, oggi in studio anche il direttore Paolo Giallorenzo. La notizia del giorno ovviamente è la liberazione di De Francesco e di Gianni Moscherini. La notizia è arrivata nel primissimo pomeriggio, sentiamo dalla tua voce direttamente la situazione. Diciamo che la notizia è stata diffusa alle 11.30 di questa mattina, quando praticamente il Tribunale del Riesame ha trasmesso il provvedimento alle forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri, che hanno immediatamente recapitato la decisione sia a Giovanni Moscherini che a Vincenzo De Francesco della immediata libertà. E se posso aggiungere, nelle breve righe del provvedimento, e solamente fra qualche giorno ne conosceremo le motivazioni, è scritto in maiuscolo e soprattutto in grassetto il provvedimento, cioè l'ordinanza del giudice Marasca di Civitavecchia è stata annullata. Ecco, questo è importante sottolinearlo, cioè il provvedimento che ha portato agli arresti i due soggetti è stata ritenuta nulla dal Tribunale del Riesame di Roma. Okay. Quindi questo è, parafrasando lo sport che è sempre a me molto, molto nel cuore, siamo come la stoccata parata e adesso aspettiamo la seguente stoccata da parte di Taormina ed è quello che riguarderà poi il collegio di difesa, insomma. Certo, l'avvocato Taormina ha già annunciato insieme agli altri colleghi Pierluigi Bianchini e Matteo Morbino che intraprenderanno una serie di azioni, in particolar modo faranno delle denunce per calunnia a carico del commissario straordinario dell'autorità portuale Pasqualino Monti e del suo segretario generale Maurizio Iolella per calunnia, perché comunque sia il materiale probatorio in mano al momento ai legali non è supportato da prove né da elementi probatori tali da confermare l'attendibilità. Ricordiamo che stiamo parlando di vaghi ricordi di 4 anni fa. Ma non solo, ma stiamo parlando anche di dichiarazioni rilasciate in fase di interrogatorio, perché come noi sappiamo bene la tutela e la salvaguardia di chi è indagato, che può dire anche le bugie. Quindi quando Pasqualino Monti ha fatto queste dichiarazioni non era in una fase di interrogatorio come persona informata sui fatti, ma rispondeva di reati da lui commessi in un procedimento diverso da quello di cui stiamo parlando. Quindi Pasqualino Monti indagato, Maurizio Iovolella indagato per reati commessi alla darsena grandi masse, hanno rilasciato delle dichiarazioni che poi hanno prodotto nel giro di 20 giorni, un mese da quelle dichiarazioni, gli arresti di cui stiamo parlando oggi. Bene, adesso sarà da vedere, questo so che tu lo aspetto anch'io, da capire come poi l'altra stampa, quella un po' tratterà questo fatto, se con uguale enfasi come è stato trattato l'arresto, e poi trarremo le conclusioni se mai ce ne fosse ancora bisogno, però noi diciamo diamo sempre il beneficio dell'inventario e quindi vediamo se sulla strada di Damasco, essendo anche passata Pasqua, qualcuno si è redento e incomincia a prendere le distanze. Beh, possiamo dire che quindi dal 17 di marzo abbiamo avuto la possibilità di constatare che Civitavecchia è uguale a una delle città del Burundi, dove la libertà di stampa è praticamente zero, dove la censura è ai massimi livelli, dove non si parla assolutamente, non si scrive una sola riga su persone che vengono ritenute potenti o comunque che fanno parte del cosiddetto corpo dei colletti bianchi, e quindi Civitavecchia non ha tantissime voci libere. Nel senso che difficilmente si può leggere su qualche organo di informazione di quelli più noti e visionati, non si legge mai la verità, o perlomeno si leggono le verità di parte. E quindi ci sono le famose verità nascoste. Esattamente. Esattamente. Allora, questo è un aspetto che ovviamente torneremo nel proseguo dei giorni a trattarlo. L'altro aspetto è il concetto Fondazione Caricev, i famosi 25 milioni di euro nascosti. Visto che hai fatto questa, non sapendo neanche l'argomento che avresti trattato, vi posso dare una notizia in esclusiva,
e cioè che la Fondazione Caricip non è nelle condizioni di poter recuperare un solo euro dei 19 milioni attualmente acclarati persi fin qui, perché pure sugli altri 6 milioni qualche dubbio, visto che le carte non le fanno vedere, non ce l'abbiamo. Una cosa è certa, si è assistiti alla più grande truffa della storia di Civitavecchia, messa in danno di un ente che è di proprietà dei civitavecchiesi, ricordiamolo, la Fondazione. Quando eroga anche un centesimo lo fa perché quei soldi sono dei civitavecchiesi, quindi non bisogna dire grazie a un incapace totale come Vincenzo Cacciaglia o a un inadeguato ed inutile personaggio come ad esempio l'avvocato Ludovico D'Amico, che si sono preoccupati di più di sistemare i propri figli all'interno della fondazione, delle società correlate, chiamate strumentali, che occuparsi dell'interesse dei civitavecchiesi. Perché ricordate, adesso poi queste cose, noi che non temiamo la censura, non temiamo i colletti bianchi, scriveremo di come la gestione familiare della fondazione ha prodotto per persone che non hanno assolutamente bisogno posti di lavoro e guadagni discreti di una certa entità. Certo, soprattutto i 25 milioni di euro, i 19, se qualcuno poi li ripaga, perché uno può anche sbagliare nella vita, però dovrebbe poi pagarlo. Cacciaglia c'ha un bel palazzo, quindi potrebbe restituire la città, potrebbe fare un atto buono nella sua potrebbe vita. Potrebbe fare un atto buono e cedere il suo bel immobile. Tutto, 19 milioni di euro, non tutto, se no, vale di più. Se vale di più, certo, prende adesso. Così come tutti gli altri, parliamo pure dell'altro personaggio molto ambiguo e che non si sa che fine abbia fatto in questi giorni che è sparito, parliamo del dottor Massimo Ferri. Faccio un appello a voi e poi lo faremo anche alla trasmissione Chi l'ha visto. Dov'è finito Massimo Ferri? Che cosa c'entra in questa storia? Se c'entra. No, c'entra sicuramente. Abbiamo sempre beneficio del dubbio. Poi. C'entra perché abbiamo trovato che lui, come presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Civitavecchia, aveva organizzato un convegno con la LP Swiss. Guarda caso, dopo qualche giorno che era stato arrestato il famigerato, tra virgolette, svizzero Larini, è scomparso totalmente dalle scene. Quindi sarebbe opportuno che si facesse vedere Massimo Ferri. Venga qui, mettiamo a disposizione la telecamera. Sarebbe pure una dichiarazione, sì, noi siamo aperti a tutti, la telecamera siamo aperti a tutti, basta che la gente parli e si assuma ovviamente la responsabilità. Parlate, questa televisione che pare che si libera. Noi siamo tra i pochissimi che non abbiamo preso contributi dal porto, perché c'è un elenco lunghissimo di gente, di stampa, televisioni. Parliamo dell'altra televisione mecenate che comunque è finanziata dalla fondazione, tutti gli altri hanno preso qualcosa, noi neanche una briciola, ma siamo fieri di questo perché andiamo avanti, come si dice a Cecchia, con una scarpa e una ciabatta, però almeno possiamo dire quello che ci pare. Certo. Quindi questa è la situazione. Manca un personaggio ancora da citare, che è il nostro amatissimo sindaco, che pure lui è sparito. Veramente. Sarà impegnato con la questione dell'acqua adesso, che va a Canale Monterano e prenderà altri due schiavi. Io l'ho ribattezzato alla napoletana Usceriff, perché Usceriff è quello che va a guardare chi è che sbaglia o che fa qualche cosa. Ma perché, caro sindaco? Però non parla di questi. Caro sindaco, che ci dice dei capi di imputazione che la procura ha addossato al suo amico Pasqualino Monti? Che cosa ci dice? Perché non ha fatto un comunicato come lo fece per Giovanni Moscherini? E ma dovrebbe farne un altro, perché è stato scarcerato. Certo. Almeno pari, io questo aspetto domani sulla stampa. Io lo stiamo dicendo oggi, poi lo ripetiamo domani sera, no? Certo. Prendiamo i giornali del momento dell'arresto e prendiamo i giornali della liberazione. Però Cozzolino non possiamo fargli torto, è distratto perché proprio ieri stava con Cacciaglia a presentare le iniziative dell'università, che i civitavecchiesi pagano, non lei Cozzolino, perché lei... amministrare zero, è totalmente incapace insieme alla sua squadra di illustri assessori, e se diciamo questo è perché ahimè purtroppo in 22 mesi non si vede nulla, lo dice anche Marietta Diedei, dice in un anno e mezzo non è stato rilasciato alcun titolo edilizio, parliamo di edilizia, il mercato forse ha detto tanto, se ne parla per l'estate, era Natale dell'anno scorso,
È passato un anno, è passato pure quest'altra Pasqua ed è finito lì. Petrelli ci dice pure lui, raggiungo la votazione, se ne occupa il Consiglio Comunale. La domanda la faccio a te, allora, perché il re degli esposti, l'uomo che ha terrorizzato Civitavecchia con i suoi esposti cartacei, parliamo dell'assessore Pantanelli, perché non, assessore, perché ne ha smesso di fare gli esposti? Eppure era così bravo. Pantanelli è dal 15 gennaio che non si fa trovare da noi, ci aveva promesso un'intervista. Preso appuntamento il primi di dicembre, però era troppo impegnato. Dal 15 gennaio non risponde. Ma è impegnato a prendere... Io sono tranquillissimo perché Pantanelli quando vuole viene qui e ci dice le cose. Di sicuramente Pantanelli non ha fatto niente, ancora comitato interprofessionale, andata persa un'ennesima occasione di colloquio, questo è sempre contro Pantanelli. Se la città vi si è rivolta contro, ma ci sarà un motivo, non è che siamo noi due scemi. Guarda, sicuramente noi siamo scemi, ma guardate dallo specchio e come faceva Totò, aprite l'occhio e sputateci dentro, perché a questo punto cioè, siete voi artefici di quello che succede. 22 mesi, adesso andiamo al 22esimo mese, siamo ad aprile, a giugno facciamo i 24, quindi 2 anni, fatto zero. E come farà? Come farà, visto tutti i soldi che ha perso la Confondazione? E poi apriremo l'altro discorso di Emanuele e di quegli altri, tutti gli ex lottatori per la pace, per l'aria pulita e tutto pulito, invece qui ci mettono di tutto, inceneritore compreso. È successo in questi 2 anni, cioè non è che è successo nell'epoca di Tidei, nell'epoca di Moscherini o del commissario, è successo adesso, così come il CARA, da tutte le parti lo levano, da tutte le parti va male e noi qui dovremmo pensare al CARA. Poi ci saranno ulteriori problemi, poi non dite che la città dopo vi verrà conto. Però dobbiamo pure esprimere solidarietà al sindaco che mi dicono che è terrorizzato quando esce di casa perché ha paura che la gente lo insulta. E... io credo che potrà più nessuno di loro uscire di casa quando tra 5-6 mesi HCS non potrà più avere i soldi, perché gliel'hanno ripromessi un mese fa nel Consiglio Comunale che era tutto a posto con 2 milioni di euro. Questo è un peccato. Ho capito, però è un problema loro, con 2 milioni di euro prestati dall'Enel noi ecosistemiamo una società con 42 milioni di debito. E a proposito di questo, e poi chiudiamo, se no andiamo lunghi con le ultime 3 notizie di sport, Tidea ha lasciato 22 milioni di buffo, detto alla Cerchese di HCS, in 22 mesi sono diventati oltre 42. Bravo Pozzolino, bravo. Questa è matematica, poi dove, come e perché sistemato voi. Gli operai sono gli stessi, non avete manco dato più posti di lavoro. Dice, sa, quelli hanno fatto i buffi, però 400 persone lavorano. Dove stanno i soldi? Bravo, che fine hanno bravo, fatto? Pozzolino, aspetta, 42 milioni di euro, 35% di tassazione in più per tutti i civitavecchiesi in questo periodo. Perché c'è da aggiungere anche quello, quindi bravo, 42 Pozzolino. Più 7 milioni di tasse in più. Grazie, e questo è per quanto riguarda la parte politica di attualità. Per lo sport, la Lucernoni, che è anche assessore allo sport, quindi ogni tanto se lo ricorda, ci dice un weekend meraviglioso per lo sport civitavecchiese, ovviamente loro fatto zero in questo, un patrocinio, perché questi sono i numeri, no? Se noi dobbiamo fare, abbiamo una società di Civitavecchia, SG, squadra in A1, squadra in A2, che deve andare a Roma, porta 13.000 persone paganti al Pala Lottomatica, fa di tutto, in tutte le cose mondiali, è uscito fuori un trafiletto e parlato nella società di Civitavecchia, e noi abbiamo un palazzetto dello sport che avete pure intitolato a qualcuno, che adesso neanche mi sfugge il nome, che non è agibile, perché non è agibile. Questa è la situazione, e non è che avete fatto nulla, avete solo cambiato il nome, ci siamo messi a una palestra scolastica, chiamata palazzetto dello sport, un nome, non si può fare nulla, do 13.000 persone, ma manco i 1.500 che contiene, e tutto quello che farete lì dentro è illegale. Questo valeva anche per gli altri, ma resta il fatto che voi siete i paladini della legalità, quindi o lo chiudete o lo mettete a posto, non è che ci sono molte alternative. Detto questo, la palla a volo, l'Enel è nei guai perché Mancini è KO e l'Enel è ASP, è invischiata nella lotta per la salvezza, entrata nella B2, mentre poi ha perso nel recupero il calcio a 5, la Rosario Utensili ha perso e rimane ultima, e adesso vedremo in questo fine settimana, nella ginnastica, diciamo, un weekend perfetto,
detto dal Presidente Pierluigi Miranda, che comunque anche sul nostro giornale nello speciale ha dato ovviamente il suo tono amareggiato per la non risposta della città in primis e degli imprenditori, perché una cosa del genere ha un grande merito. Ricordiamo un'altra piccola cosa che si è scordata pure la luce a noi, nonostante assessore dello sport, che in settimana è stata inaugurata l'Accademia del Sincronizzato a Civitavecchia, cioè significa che dall'anno prossimo dal centro-sud, perché al nord già esiste, potranno venire a Civitavecchia a sfruttare quello che è un impianto vero del nuoto, il Pala Galli. Il Pala è nel Marco Galli, perché se questo potrebbe dar fastidio a qualcuno che sta... però se lì non interveniva l'Enel c'era manco quello. Farà l'Accademia del Sincronizzato, di una società che è nata 4 anni fa, che è campione d'Italia, ragazze e allieve già, che ha nei suoi tesserati un certo Giorgio Minisini, che è campione bronzo mondiale in 2 discipline nel duo di coppia misto, e che ha più di 150 atlete. Bella cosa, queste sono le belle cose. Belle cose nella totale indifferenza, anzi fanno parte della SNC di Pallanuoto, quindi quando avete tolto i contributi e quando si rischia di non prendere il palazzo, tutta questa gente andava fuori da Civitavecchia o smetteva di allenarsi. Detto questo, appuntamento a domani con le TG Web e poi a seguire con le altre notizie di oggi. Buonanotte. Saluti.